In questa puntata cercheremo di dare delle risposte ad alcune almeno delle domande che ci siamo posti, ma soprattutto ci lasceremo affascinare dal mito, dal racconto dell'isola di Atlante. Questo è uno dei racconti più persistenti nella memoria degli uomini e dunque anche uno di quelli che più li ha incuriositi e per i quali una risposta non c'è stata. Adesso vedremo in che senso. Però per fare un'indagine di questo tipo non ci vogliamo abbandonare a teorie strampalate oppure alla immaginazione pura. Cerchiamo di fondarla su elementi concreti e reali. Prima di tutto la partenza, cioè quello che è il racconto di Platone. Grande filosofo greco, discepolo di Socrate, quello che ha scritto quanto Socrate aveva detto, perché lui non ha lasciato invece nulla di scritto, e che in due dialoghi, in particolare il Timeo e il Crizia, ambientati al tempo della morte di Socrate, nel 399 a.C., ci racconta dell'isola di Atlante. Va fatta subito una premessa, poi ce la porteremo presso questa. Può darsi che Platone non parlasse di un luogo fisico realmente esistente, ma che parlasse sotto metafora, come a dire c'è una civiltà grandissima, splendida, che viene costruita in un posto remoto, esotico, lontano, che a un certo punto diventa così superba da peccare di tracotanza contro gli dèi che ne avevano permesso l'esistenza. A quel punto gli dèi, innervositi, la precipitano in fondo al mare, distruggendola nel breve volgere di una giornata. Questa potrebbe essere la metafora di una società evoluta, addirittura quella di Atene o di altri posti che vengono poi invece, società che viene poi punita per la sua tracotanza. Ma vediamo che cosa dice Platone. Al di là delle colonne d'Ercole c'era una grande isola, questo mi sono appuntato, ricca di tutti i metalli, ricca di tutto. Dunque immaginiamo qualche cosa di straordinario. Governava sulla Tirrenia, questo nome è importante, infatti poi specifica, quegli uomini erano costruttori di torri. Aveva una pianura che era un portento, dunque, straordinaria. Aveva acque calde e fredde, aveva foreste e triremi e 3 raccolti all'anno. Tutto questo però fu precipitato in fondo al mare, poi vediamo meglio come, dagli dèi in un giorno e in una notte. Tra le tante ipotesi che sono state fatte per dare un luogo fisico all'isola di Atlante, noi ne seguiremo 2, quelle che ci sono sembrate le meno legate soltanto a elementi di immaginazione e di fantasia. Fra poco vedremo il racconto dell'isola di Santorini e della sua tragica, drammatica scomparsa. Qui invece siamo arrivati in Sardegna, in particolare al nuraghe Genna Maria di Villanova Forro. Perché qui? Perché Platone ci dice, l'abbiamo appena visto, che coloro che abitavano queste terre in un passato remoto erano costruttori di torri, e in Sardegna di torri come questa alle mie spalle ce n'erano nel tempo antico qualcosa di più di 10.000, forse in tutta l'isola ce ne sono circa 20.000, torri come questa. Abbiamo scelto questo nuraghe per una ragione particolare che sveleremo fra poco. Qua attorno, fuori, ci sono dei circoli ancora abbattuti perché non sono in piedi, ma questa è la costruzione più antica, il nucleo. Entriamo dentro proprio. Ecco, quello che si vede già subito qui, appena entrati, è questa architrave che è di una roccia diversa da quelle che sono a costruire le mura del nuraghe. Questi sono dei calcari, si vedono bene qua dei calcari marnosi, cioè dei calcari con argilla. Vedete queste piccole lamine ci danno l'origine di questa roccia, che è proprio quella di questa collina. Questo invece è un basalto, una roccia vulcanica che viene dalle colline qui attorno, in particolare dalle giare, che sono dei grandi espandimenti di lava basaltica. L'hanno messo qui come elemento importante di rinforzo architettonico, ma anche come segno del lavoro che ci ha voluto per portare questa pietra enorme da parecchio lontano, non dal posto. Entriamo dentro, attraverso il corridoio. Qui ci sono delle nicchie laterali, ce ne sono 2 e ancora 2, per dire che l'articolazione
del nuraghe è piuttosto pronunciata. E qui qualcuno potrebbe sospettare un tipo di funzione difensiva del nuraghe stesso, perché queste rientranze nelle mura potevano far pensare a una funzione di difesa. Vedremo che quella però non è l'ipotesi più accreditata per la funzione di questi nuraghi. Vediamo però ancora l'anatomia, diciamo così. Ecco, qui entriamo nella parte centrale, dove si aprono degli altri circoli. Entriamo qui dentro, al di sotto dell'architrave. Ecco, qui possiamo notare questo aspetto costruttivo particolare. I nuraghi sono tutti quanti tirati su a secco, cioè appoggiando gli elementi gli uni sugli altri. Si vede bene anche qui. E che cosa succede però? Dove si apre uno spazio, ci infilavano delle zeppe fatte di altra roccia. Qui vediamo ancora il calcare marnoso, come l'abbiamo chiamato, e poi delle zeppe di roccia vulcanica. Eccole qua. Poi c'è anche, è vero, qui una malta, ma questa è stata messa dopo, è il restauro. Non c'è invece nessun tipo di legante fra le rocce che sono tenute in piedi da nuraghe, che vedete, si vede bene anche lì, un po' in controluce, chiude a volta sopra, si rastrema, noi non sappiamo esattamente come è fatta la copertura, se non da dei bronzetti nuragici successivi che ci dicono come era fatto. Adesso proviamo a proseguire il nostro itinerario di visita da questa parte verso l'esterno. Ancora si vede bene questo corridoio, un dromos vero e proprio, una parte importante. Qui ancora una nicchia e poi a uscire fuori su questa torre esterna. Ecco, qui ci possiamo fare qualche domanda, avendo esplorato un po' quello che era la zona del torrione centrale. Stiamo parlando di un'epoca arcaica. Questo nuraghe è stato tirato su nella sua parte centrale tra il 1750 e il 1700 avanti Cristo. Siamo all'inizio dell'età d'oro dei nuraghi, che poi diventeranno clamorosi in tutta l'isola, ce ne saranno tantissimi, come abbiamo già detto, e declineranno piano piano intorno al XII secolo, poi ancora intorno al X. Ne vediamo ancora in piedi fino al VI secolo, ma non se ne costruiscono più. A che cosa serviva un nuraghe? Per che cosa era fatto? Abbiamo detto che la funzione difensiva è stata messa in dubbio, cioè che fossero delle vere e proprie fortezze, per tante ragioni. C'è, è vero, qua attorno, nella ricostruzione si vede bene, lo vedremo anche meglio dopo, un antemurale che poteva avere questa funzione qui, ma fondamentalmente non era quella la funzione che assolvevano. È stata messa in dubbio anche per parecchio tempo la funzione di luogo di culto, di tomba, di posto dove si tenevano dei riti, perché si diceva sono di difficile gestione all'interno, soprattutto durante un rito, e possono dunque essere difficilmente replicati. Eppure certe caratteristiche sacre sono messe in luce in tanti nuraghi. A questo punto però, se tutti i nuraghi avessero avuto una funzione di quel tipo, tutta la Sardegna sarebbe stata un'isola sacra, un po' come accadde a Malta millenni prima. Questa è un'altra funzione che dobbiamo esaminare. Quello che però è sicuro, che la torre del nuraghe, più alta di come la vediamo, l'abbiamo vista nella ricostruzione, era di sorveglianza sul territorio. Che cosa faceva? Cioè sorvegliava sul patrimonio agricolo pastorale, che era la vera ricchezza, ma forse anche sul patrimonio minerario, soprattutto per i nuraghi che si trovano nella zona più meridionale, come a dire una specie di cinta di torri, tutte quante a vista l'una con l'altra, soprattutto nella parte meridionale, che sorvegliavano il forziere di rame, di zinco, di piombo, di argento, che qua era molto sviluppato, poi lo vedremo meglio in seguito. Quindi questa funzione di controllo era molto forte, come anche molto forte era la funzione di simbolo, il simbolo del potere. La famiglia del capo risiede qui e questo è il capo di quel clan, di quella tribù. Anche se non si arrivava ad organizzazioni cittadine in senso stretto, forse si è arrivato ad un'organizzazione cantonale o federale, però la famiglia importante aveva nella sua torre nuragica la concretizzazione della sua potenza. Lo sforzo collettivo che c'era voluto per costruirlo era già di per sé una dimostrazione di potenza. Quali che fossero le funzioni che doveva assolvere il nuraghe, sono anche cambiate nel tempo, tutto cambia quando veniamo fuori dall'età d'oro dei nuraghi, quella cioè legata al bronzo. Questa parte esterna al nuraghe di Genna Maria è stata costruita successivamente tra l'anno 1000 e l'800 a.C. Quello che vediamo lì è un rafforzamento del muro sul circolo nuragico fatto con i pezzi di muro che abbiamo visto nella ricostruzione essere parte dell'antemurale.
quando Nuraghe aveva tutta un'altra forma. Queste invece sono le basi di alcune capanne e abitazioni che si trovavano proprio sotto Nuraghe, appunto nell'età del ferro. Qui è tutto cambiato. Utilizzano qualche volta blocchi che vengono dal Nuraghe, lì di base, per esempio questi più grandi, poi però invece sono pietre per lo più di dimensioni ridotte. Qui però c'è qualche cosa di interessante ancora. Queste due pietre provengono da Nuraghe, sono due pezzi di roccia lavica, qui c'era un focolare. Si usava il fuoco, siamo all'interno di una capanna, dobbiamo ricostruire, e poi c'era l'acqua, un bacile, una vasca. Il rito dell'acqua è importante per i sardi arcaici, l'acqua stessa in qualche modo, l'acqua divina, ricorda la dea madre, dunque ha un significato particolare. Molto probabilmente, secondo alcune interpretazioni degli archeologi del posto, qui potevano svolgersi riti legati al riscaldamento, al surriscaldamento delle pietre e a qualcosa che assomiglia ai riti di sudorazione, di evaporazione che si tenevano all'interno di queste capanne, come se anche Nuraghe avesse cambiato significato, un simbolo di una memoria antica splendida che ora non c'era più. Che cosa era successo? Ormai è chiaro, stiamo cercando di indagare a fondo la tesi della onda gigantesca, Saunda Manna, come direbbero qui in Sardegna, la grande ondata dei tsunami. Io preferisco chiamarla un'ipotesi di lavoro perché va appoggiata su punti concreti. Uno di questi è proprio il nuraghe di Genna Maria a Villanova Forro, quello che abbiamo già visto all'inizio, perché questo nuraghe è solo apparentemente nelle condizioni in cui lo vediamo oggi, è stato scavato, ma qui si è scoperto che c'era un nuraghe alla cima di una collina soltanto perché durante la Seconda Guerra Mondiale venne impostata una trincea di una postazione antiaerea. Si vede che sotto c'erano delle ruine. Fu scavato in molti anni levando diverse decine di metri di sedimento un po' dappertutto. Esattamente la stessa situazione che si è verificata alla reggia nuragica di Barumini, poco più giù, qui siamo a 408 metri di quota, Barumini è un po' più basso, dove lo scavo avvenne per oltre una dozzina di anni levando più di 14 metri di sedimento con i buoi che tiravano i carri pieni di terra. Dunque sono situazioni che abbiamo già visto in casi molto importanti, un fango che ricopre le emergenze nuragiche di un'antica civiltà che non è più. Come può essere accaduto questo? Noi pensiamo che possa essere dovuto a una gigantesca ondata di tsunami. La provenienza potrebbe essere stata laggiù, dalla zona di Cagliari, alla fine della pianura del Campidano, lì in fondo. Una grande ondata che intorno al 1200 a.C., non possiamo essere più precisi, con ondate veramente molto alte, da mega tsunami, come abbiamo visto possibili, cioè centinaia di metri, più di 500 metri di onda, sia arrivata a infrangersi a grande velocità fino a queste zone. Abbia ricoperto tutte le zone più basse con i loro nuraghi e le altre emergenze e poi si sia infranta contro le giare, quei tavolati basaltici che si vedono lì, e lì ritornata indietro, lasciando una scia di fango, di rovine, di distruzione e magari anche la malaria come retaggio delle zone paludose, tutte cose che poi sono state riscontrate in Sardegna nel corso del tempo. Naturalmente possono essere criticate queste ipotesi. Per esempio, se veramente questo evento catastrofico del 1200 a.C. ha distrutto la civiltà dei nuraghi, come mai poi riescono ancora a produrre qualche cosa in termini di civiltà? Per esempio, qualcuno pensa ai giganti di Monte Prama come un acme di quella civiltà. Ma se invece quei giganti fossero esattamente come i bronzetti, non un prodotto della civiltà nuragica in senso stretto, ma dei tardo-nuragici, cioè qualche cosa che attraverso le statue e i bronzetti, attraverso la plastica, ci ricordasse il periodo d'oro, allora le cose lì cambierebbero. Il punto è però un altro, quello davvero importante. Ce ne sono altre di situazioni come questa, qui in tutta la pianura del Campidano, cioè nuraghi sommersi dal fango. Quanti sono? Sono tutte spiegabili in quella maniera? Possono ricondurre a una grande ondata di tsunami? Ma come è fatto un nuraghe quando è sepolto dal fango? Come facciamo a riconoscerlo? Questa è una domanda interessante, soprattutto se siamo a terra è difficile questo riconoscimento. Per questo ci siamo spostati qua, in mezzo alle giare. C'è Gesturi laggiù, dietro la reggia nuragica di Barumini, la giara di Tuiri, questi grandi altopiani basaltici dalla cima completamente appiattita, e qua mi sto arrampicando su una collina piena di massi, come se fossero stati spietrati e poi si perdessero in mezzo al terreno che poi è stato qui arato. Che cos'è questo?
È da qui, da questa prospettiva, che non lo riconosciamo. Ma se riuscissimo ad alzare lo sguardo, molto lentamente, coglieremo qualcosa di straordinario. Allora, visto dall'alto, lo sappiamo di che cosa si tratta. Questa è esattamente la sommità di un nuraghe. Un nuraghe che ha subito evidentemente qualche evento a carattere catastrofico, a meno di non pensare che sia stato volontariamente e parzialmente spietrato in questa maniera qui. Ce ne sono tanti di nuraghi come questi? Quanti sono? Dove sono? Che cosa li ha effettivamente colpiti? Beh, per sapere questo in realtà bisogna servirsi di qualche altro supporto aereo, e quello che è stato fatto dagli amici che stanno studiando questa situazione e che troviamo anche nel sito colonedercole.it. Si tratta di una ricognizione aerea di queste zone della Sardegna centrale, in cui si vede che ci sono decine, forse addirittura 80, forse addirittura 100 di questi nuraghi che sono diversamente collocati sotto una coltre di fango, chiamiamola così, di sedimento, di copertura. Ce ne sono con una specie di lobo che li investe completamente, ce ne sono di semi sommersi, ce ne sono di parzialmente sommersi, di altri che si riconoscono appena perché è soltanto un'escrescenza topografica. Se avessimo una carta topografica della Sardegna, cioè non un'immagine restituita da fotografia, li vedremmo come tanti culmini topografici a cui non sapremmo bene che significato dare da un punto di vista geologico. Sarebbero soltanto delle altitudini molto piccole e molto irregolarmente distribuite sul territorio. Si tratta effettivamente di nuraghi, spesso poi sono stati spietrati successivamente perché magari serviva spazio per coltivare la terra o per altre ragioni, ma è indubitabile che ce ne siano sotto il fango. Di che tipo di sedimento si tratta? Questo è il punto cruciale che andrebbe indagato ancora meglio. L'indagine su questo ancora non è stata spinta, perché una critica che si muove a questa ipotesi è che il fango che si trovi su questi nuraghi sia di origine eolica, come fossero delle sabbie spostate o tirate da qualche altra parte, oppure del terreno riportato, ma qui è difficile dare ragione a questo tipo di ipotesi. Naturalmente possiamo prendere in considerazione anche un'altra zona critica, quella del Sinis. Lì nel Sinis lo stesso è stata fatta una ricognizione aerea di quei nuraghi e sono stati analizzati quelli che erano sommersi dal fango. Anche lì si può impostare una critica a talune di queste situazioni, per esempio in qualche caso può essere effettivamente l'accumulo di un terreno di riporto invece che un vero e proprio fango, in un altro caso può essere una sabbia eolica a essere stata trasportata, ma è indubbio che anche lì molti nuraghi, quelli a quote più basse come qui, sono ricoperti da un sedimento. L'analisi che andrebbe fatta sarebbe quella di analizzare se troviamo dei sedimenti di natura marina in quei posti lì, ma questa analisi ancora deve essere fatta. Meglio ancora, dei carotaggi, cioè dei pozzi, dovrebbero tirar fuori dei campioni che ci potrebbero dare una datazione e anche una facies, come dicono i geologi, caratteristica del mare. Insomma, in parole povere, da questo punto di vista l'analisi deve essere ancora spinta dal punto di vista geologico e sedimentologico, però è indubitabile che la gran parte dei nuraghi di cui stiamo parlando hanno avuto una storia particolare. Qui non si tratta del solito fango archeologico, chiamiamolo così, inventando un neologismo, cioè quello che abbiamo a Roma, 20 metri di terreno di riporto che hanno fatto vedere le rovine romane, per esempio quasi sepolte totalmente, gli archi di trionfo e gli altri posti che poi sono stati piano piano liberati dal fango. Perché se fosse così, allora tutti i nuraghi dovrebbero indistintamente avere la stessa coltre di fango. E invece no, ce ne sono di quelli ricoperti, in genere nelle quote più basse, e ce ne sono di quelli totalmente scoperti e liberi, in genere nelle quote più alte. Insomma, tutto questo ci fa pensare, anche se non in maniera definitiva, che una vera e propria età del fango si sia instaurata su questa isola. Siamo spostati qualche decina di chilometri più a nord-ovest di Barumini e siamo arrivati qui al nuraghe di Abbasanta, il nuraghe Losa. Questo per un motivo particolare, perché
questo edificio è diverso dagli altri che abbiamo appena visto, cioè Gianna Maria e Barumini. È diverso non tanto e non soltanto costruttivamente, qui qualche cosa è cambiato, poi lo vedremo meglio entrandoci dentro, è anche più recente, questo è costruito intorno al 1500 avanti Cristo, ma perché questo nuraghe è stato ritrovato completamente privo di sedimenti e fango addosso, nemmeno un granello, come si può vedere nelle foto d'epoca del momento dello scavo, chiamiamolo così, ma c'è stato molto poco da scavare. È un nuraghe bellissimo, a vederlo da qua sotto, poi entreremo a guardarlo meglio. Ci dà l'occasione per parlare un po' meglio anche di quella che era la civiltà nuragica. Prima però dobbiamo tenere presente che la distinzione fra nuraghi sepolti dal fango e nuraghi invece liberi dal fango è per noi molto importante a proposito dell'ipotesi dell'isola di Atlante. Però cerchiamo di vederlo nel dettaglio. In una carta della Sardegna possiamo fare apparire tutte le testimonianze della prima fase della civilizzazione sarda, quella che possiamo chiamare prenuragica, dal 6000 a.C. al 1800 a.C. Ecco, in questa visualizzazione compaiono gli elementi architettonici più antichi, i dolmen, i menhir, tipici anche di altre culture, e le domus dei Janas, invece tipiche della Sardegna arcaica. Se facciamo un passo in avanti, ci possiamo spostare invece all'età nuragica propriamente detta, cioè dal 1800 a.C. fino al VI secolo, potremmo dire, se consideriamo anche le fasi tardive, addirittura fino alla conquista romana del III secolo a.C., se volessimo considerare proprio le ultime fasi, ma l'età d'oro è indubbiamente compresa fra il 1500, il 1600 e il 1200 a.C. E questi sono i nuraghi che compaiono insieme ai pozzi sacri, insieme ai villaggi nuragici successivi dell'età del ferro, come quello che è qua attorno, insieme alle tombe dei giganti. Tutta questa è la Sardegna antica, prenuragico e nuragico insieme. Davvero uno scrigno eccezionale, con una densità archeologica di testimonianze che non ha paragoni in nessun'altra parte del mondo. Possiamo però fare anche un altro sforzo, e cioè ritornare alla nostra isola di Atlante. In particolare, vediamo la zona che abbiamo appena esplorato, quella della Giara di Gesturi. Prendiamo e facciamo comparire quali sono i nuraghi che sono rimasti sepolti sotto il fango, distrutti, e invece i nuraghi che sono stati scoperti e sono rimasti fuori dal fango, insomma, nelle condizioni in cui si trova questo nuraghe qui. Ecco, vediamo che c'è una distinzione significativa su base geografica, topografica e in qualche misura anche geologica. Questa distinzione, dal nostro punto di vista, è importante per verificare l'ipotesi di lavoro dell'isola di Atlante in Sardegna. Perché? Perché si può vedere che c'è una distribuzione chiara dei nuraghi sepolti da quella che noi abbiamo ritenuto essere una grande ondata di tsunami che è arrivata forse da sud, forse da ovest, e li ha investiti lasciando indietro soltanto fango. Anche se qualche critica può essere mossa, naturalmente. Per esempio, dobbiamo dire che non tutti i nuraghi, anche vicini, hanno lo stesso tipo di copertura. Qualcuno può avere un'altra copertura di natura magari eolica, qualcun altro può addirittura essere libero dal fango, pure se si trova vicino ad altri sommersi nel fango. Ma questo può dipendere da ragioni topografiche. Per esempio, un bastione roccioso che ne difende uno mentre ne lascia libero un altro, una montagna, una collina. Peraltro, se noi analizziamo gli effetti degli tsunami che abbiamo conosciuto sulla Terra, cioè quelli da terremoto del 2004 a Sumatra, del 2011 in Giappone a Fukushima, vediamo che l'andamento dello tsunami non è un'onda, diciamo così, omogenea che tutto investe e torna indietro lasciando fango in maniera perfettamente rettilinea e omogenea, ma anzi ha un andamento lobato. Un lobo va più avanti, uno va più indietro, in certi casi sono i detriti, che nel caso dei maremoti recenti sono molto abbondanti, mentre in questo caso qui chissà quali erano, forse soltanto alberi o massi o cose di questo genere. Ci dobbiamo porre anche il problema che fa un'altra critica: dove sono finiti i morti di questa civiltà, se è vero che lo tsunami è stato così catastrofico? Ma la stessa domanda ce la possiamo fare anche rispetto ad altri eventi naturali a carattere catastrofico. Non sempre li ritroviamo per svariate ragioni, e non troveremo mai quelli di oggi, perché c'è qualcuno che si è curato di levarli da lì, e questa stessa cosa può essere accaduta anche nel passato. Dunque, complessivamente, da questo punto di vista, il nuraghe, l'osa e tutti i nuraghe fuori dal fango ci testimoniano questa grande differenza, che è un punto di forza di questa ipotesi di lavoro.
dentro il nuraghe Losa rimaniamo ancora oggi colpiti da architravi e blocchi di roccia come questo, che peseranno diverse tonnellate. Come hanno fatto a portarli qua dentro? Come hanno fatto a costruire questo edificio tutto a secco, senza leganti? Ecco, probabilmente hanno usato dei terrapieni fatti appunto di materiale di riporto, di detriti, su cui hanno trascinato con funi e pali ricavati da alberi come rulli per portare in alto i blocchi più grandi, che poi sono quelli che costruiscono la base. Per il resto è costruito come gli altri che abbiamo veduto, con delle zeppe infilate dove rimanevano dei buchi, nessun legante, tutto completamente a secco, solo che in questo caso si tratta di rocce basaltiche, le stesse su cui è costruito questo promontorio. Dall'altra parte c'è la camera centrale, che mostra come questa costruzione rastremasse verso l'alto, qui invece sfondata, e lì vediamo che sono le pietre ancora a fare da tetto, poi c'erano ancora delle torri in alto e c'erano dei modi per salire. C'è una specie di scala qua, un camminamento verso l'alto, ma c'erano anche probabilmente delle corde, delle scale di corda, scale retrattili, qualche altra cosa per poter articolare lo spazio qua dentro. Delle funzioni abbiamo già detto, quello che ci rimane è che questa civiltà grandiosa che ha costruito questi monumenti in un numero così grande, così importante, così austeri, ecco, a un certo punto scompare quasi di colpo e abbandona queste terre che sono infestate dalla malaria, dal fango, sparisce, in parte si ritirerà in zone ancora più interne anche per resistere alle invasioni che arriveranno, e in parte invece migrerà. Esattamente la stessa sorte, in qualche modo, che è toccata agli abitanti dell'isola dell'antica Tira di Santorini, una volta che la catastrofe è cessata e che tutta la civiltà minoica ne è stata scossa fino dalle fondamenta. La storia dell'isola di Atlante sembra finita qua, dunque siamo arrivati all'epilogo, ma le cose non stanno così. Non soltanto perché effettivamente c'è ancora parecchio da dire, ma anche perché c'è una certa confusione su tanti degli aspetti più significativi che riguardano questa ricostruzione, sempre ammesso che l'isola di Atlante sia davvero esistita. Intanto una confusione fra Atlantide e isola di Atlante, che ha portato a cercare quest'isola anche in mezzo all'Oceano Atlantico, dove, lo abbiamo visto, possiamo scartare quelle grandi del nord che effettivamente non fanno al caso nostro. Ma poi anche a proposito delle due tematiche che ci sono rimaste, le più importanti effettivamente: dove era esattamente l'isola di Atlante e quando è accaduto tutto questo, compresa la sua distruzione. Dobbiamo tornare a Platone dunque e proviamo a vedere nel suo testo che indicazioni abbiamo, se sono precise oppure no, o se la confusione l'abbiamo fatta noi. Eccolo qua. Davanti a quella bocca che viene chiamata, come voi dite, colonne di Eracle, c'era un'isola. Ecco, poi continua: questa potenza, concentrate tutte le sue forze, si accinse un tempo ad asservire d'un sol colpo la vostra e la nostra terra, e tutta la regione al di qua dello stretto, e tutti noi che abitiamo al di qua dei confini di Eracle. Ma c'è qualcosa che non quadra. Platone è molto preciso nella sua descrizione. Forse la confusione l'abbiamo fatta noi, in particolare su un punto. Se davvero l'isola di Atlante ha tutte le caratteristiche che abbiamo visto durante tutto il nostro racconto, se davvero del tempo ce ne occupiamo fra poco, quello che ci rimane da determinare è dove si trovasse esattamente, al di là delle colonne di Eracle. Ma dove sono le colonne di Eracle oggi e soprattutto dove erano un tempo esattamente? È possibile che qualcuno le abbia spostate? Stretto di Gibilterra. Dove finisce il Mediterraneo e si apre l'Oceano Atlantico, Ercole ha posto le sue colonne ai confini del mondo conosciuto. Da secoli tutti sanno che si trovano qui, ma solo pochi anni fa qualcuno ha intuito che non è sempre stato così. L'indagine parte da due mappe dell'archeologo Vittorio Castellani. Mettono a confronto i fondali dello Stretto di Gibilterra e quelli dello Stretto di Sicilia di migliaia di anni fa. A quel punto mi è venuto il dubbio, ma se gli stretti erano due un tempo, quando, chi, come, perché ha messo le colonne d'Ercole e Gibilterra, dove i greci praticamente quasi non arrivavano? E perché dare un segnale di paura così lontano alla zona che era la più rischiosa del Mediterraneo ancora oggi, la zona più assassina ancora oggi? Tutta quella terra della grande Sicilia del quarto, terzo millennio avanti Cristo finisce a filo d'acqua, sott'acqua, e quella diventa il grande pericolo.
E a quel punto è stato interessante approfondire come e quando si sono persi le colonne d'Ercole, erano sempre state a Gibilterra o prima lì dove la Sicilia toccava la Tunisia. L'intuizione del giornalista Sergio Frau ottiene risalto sulla stampa internazionale, ma soprattutto trova conferme autorevoli, dall'UNESCO ai maggiori esperti italiani. Quando Frau ha pensato che le colonne d'Ercole, sì, a partire da un certo momento sono state a Gibilterra, cioè molto più ad occidente, ma che in un primo tempo si trovassero proprio, diciamo, intorno a Pantelleria, in questi luoghi bassi e pericolosi, e tutto questo poi, a cui nessuno veramente aveva pensato, è parso a noi archeologi come un qualche cosa di molto logico e di molto verosimile. Il testo di Frau mi spiega un qualcosa che ho sempre intuito ma che non riuscivo ad afferrare, facendo qualcosa che nessuno aveva mai fatto, attenzione, cioè ricostruendo tutte le fonti storiche che parlassero della collocazione delle colonne d'Ercole. Sergio Frau mostra come funziona una carta geografica. Chi ha spostato le colonne d'Ercole da Malta a Gibilterra? Secondo questa tesi, la responsabilità è del grande geografo Eratostene di Cirene. Nel IV secolo a.C., infatti, le conquiste di Alessandro Magno modificano i confini orientali del mondo conosciuto, spostandoli fino al fiume Indo. Eratostene, una volta registrata puntualmente l'aggiunta di una nuova parte del mondo, deve ridisegnare il mondo intero. È lì che scatta lo straordinario meccanismo della simmetria. Quindi lui può slargare quella mappa che del mondo greco, che nel primo millennio era fissata tra il Caucaso di Prometeo e all'alba e suo fratello Atlante in occidente, con Delfi al far da centro del mondo greco, e slittando sul 36° parallelo le colonne arrivano a Gibilterra. Qui è il punto decisivo. Perché Eratostene ha fatto questo? La risposta non può essere che una, e l'esempio delle colonne d'Ercole è formidabile per me, costretto dalla logica incorporata nella mappa stessa. Prima di Alessandro Magno, il mondo finiva a est con il Caucaso, dove secondo il mito si trovava il titano Prometeo. Per simmetria, ad ovest, dove poteva trovarsi l'isola del fratello, il titano Atlante? Al di là del canale di Sicilia si trova questa grande isola, che era di fatto una città galleggiante, che è la Sardegna. E quindi l'isola cancellata dalla forza del mare potrebbe essere stata proprio l'antica Sardegna. Atlantide non è un mistero, è soltanto una svista geografica, un malinteso. Dunque stiamo risolvendo uno dei problemi cruciali: dove fossero le colonne di Eracle? Qualcuno le ha effettivamente spostate? C'è da dire anche che il canale di Sicilia, da un punto di vista geologico, è sempre stata una zona tormentata, un luogo dove ci sono correnti di torbida sottomarine, dove i fondali si alternano, bassi e alti, dove la navigazione è molto difficile, per esempio sul versante tunisino deve essere guidata fra pali, altrimenti i traghetti si incagliano, insomma un posto pericoloso per i naviganti. Da sempre pericoloso per i naviganti, anche nel periodo più recente, e soprattutto pieno di fango, quello che cita Platone, mentre invece a Gibilterra ci sono centinaia di metri di acqua limpidissima, senza nemmeno un granello di sabbia. E adesso affrontiamo il problema che volevamo esaminare in conclusione, cioè quando avviene tutto questo? Vediamo che cosa dice Platone. Prima di tutto, ricordiamo che sono in complesso 9.000 anni, che si dà per avvenuta la guerra tra quelli che abitavano fuori dalle colonne di Eracle e quelli di dentro. Ecco, questo è il punto cruciale. Dunque, questo è il punto
critico per stabilire quando avvennero quei fatti. Proviamo a seguire Platone, l'abbiamo fatto fino adesso, dunque continuiamo a seguirlo e facciamo un semplice calcolo matematico. Quindi sono 9.000 anni, ecco che li consideriamo qua, e sappiamo anche che quei dialoghi di Timeo e Crizia sono ambientati al momento della morte di Socrate, 399 anni prima di Cristo. Quindi sono 9.000 più 399. Possiamo aggiungere quell'anno che serve per arrivare all'anno zero, e poi, quindi 400, 9.400, e poi dobbiamo aggiungere gli anni che ci separano dai giorni nostri, quindi sono ancora 2.020 anni, dunque sarebbero 11.420 anni. Questa è la collocazione temporale delle vicende dell'isola di Atlante. Ma è possibile questa collocazione? Sappiamo che in un tempo così remoto non esisteva nulla che potesse far pensare a una civiltà in nessuna parte del mondo. Non solo non si scriveva, ma nemmeno si governavano i mari con delle triremi avanzate, come quelle descritte da Platone stesso per spiegare la talassocrazia, l'impero sul mare delle civiltà dell'isola di Atlante. Dunque possiamo pensare che Platone volutamente abbia consegnato la storia dell'isola di Atlante a un tempo così lontano, così impossibile da configurarsi, da farci pensare che parlasse effettivamente sotto metafora. Cioè ci voleva raccontare una storia attraverso un'altra, senza andare a cercare dei vincoli specifici, reali, di tempo. Ma è davvero così? Un uomo così saggio, arrivato a quell'età così veneranda, si mette improvvisamente a scherzare per fantasticare di un mondo che non esiste? Proviamo invece a vedere che cosa potremmo ricavarne se, invece di interpretare quelli come anni, le interpretassimo come mesi. Allora, in questo caso, invece di 9.000 anni, avremo 9.000 mesi, che, diviso per 12, ci dà un valore di 750 anni. Questi 750 anni, sommati ai 399 anni che separano appunto la morte di Socrate dalla nascita di Gesù, ci danno un valore intorno a 1.200 anni prima di Cristo, cioè un valore che abbiamo già incontrato. È il valore del momento in cui probabilmente grandi ondate di tsunami hanno potuto sconvolgere questa parte della Sardegna, ed è anche il momento che in Sardegna separa l'età del bronzo, quella in cui c'è stata la grande fioritura dei nuraghi, dall'età del ferro, un'età quasi obbligata dal fatto che non c'erano più metalli da lavorare e che in mezzo probabilmente c'era stata un'età del fango. Peraltro, questo è quello che accade spesso nel passato, si contavano piuttosto i mesi che non gli anni. Non è che possiamo pensare che Matusalemme avesse 969 anni, ma se parliamo di mesi, ecco che abbiamo un lasso temporale più vicino a quelli che erano, a quelle che erano le durate in vita. Dunque questa potrebbe essere l'idea, un errore, una cattiva interpretazione, qualche cosa che ci permette di passare dagli anni ai mesi. In questo caso allora tutto cambia e in qualche maniera ritorna con il racconto che stiamo facendo. C'è da aggiungere anche un altro fatto, che se consideriamo l'isola di Santorini, quella che abbiamo, di cui abbiamo visto la storia fino adesso, anche lì la datazione dell'evento catastrofico non corrisponde per niente con quanto potrebbe essere desunto da Platone, se sono valide le assunzioni che abbiamo fatto. In particolare, dei nuovi studi ci hanno permesso di datare con esattezza il momento dell'eruzione parossistica di Santorini, perché sono stati trovati dei legni di ulivo, dei pezzi di tronco, in cui è stato possibile leggere gli anelli degli alberi e dunque determinare quanti anni avesse quell'albero e datarlo poi più precisamente anche con il radiocarbonio. Questi sono elementi che erano proprio stratigraficamente, da un punto di vista geologico, al momento della grande eruzione. E si è visto che la data, la più precisa che si può ottenere, è tra il 1627 e il 1600 avanti Cristo, dunque considerevolmente diversa da quella che abbiamo desunto dall'analisi del racconto di Platone. A questo punto tutti i tasselli li abbiamo cercati di mettere insieme. Questa ipotesi di lavoro è un po' più forte, va ancora vagliata per tanti versi, ma abbiamo anche un'altra fonte storica a cui appoggiarci. Ramses III, il faraone che governava sull'Egitto proprio attorno al 1200 a.C., fa scrivere sulle mura di Medinet Habu che gli stranieri del nord, dalle loro isole, cioè a dire i popoli del mare, dunque di Sardegna, dalle loro isole, la Sardegna, si preparavano all'assalto contro di loro quando l'oceano, il Nun, uscì dal suo letto seppellendo tutto. E non è forse questo uno tsunami? Non è un fattaccio identico?
Anche le date sono più o meno le stesse. Lo scontro è del 1178. Le migrazioni in Egitto sono del 1175. Gli storici non amano molto l'idea che gli eventi naturali a carattere catastrofico abbiano condizionato così pesantemente la storia degli uomini. Eppure in realtà è così, ne abbiamo tantissimi casi in tutto il mondo, dal Centro America fino in Africa, in Asia, i miti anche più lontani, quello del diluvio universale e tanti altri ci raccontano insomma di una natura così potente che gli uomini non potevano davvero contrastarla. Oggi ancora possiamo rischiare eventi naturali che però diventano catastrofici, nel caso dell'Evo moderno, soltanto per colpa nostra. È il fisico inglese Fred Hoyle, uno dei primi ad ipotizzare. Oggetti come asteroidi e comete non solo avrebbero portato la vita sulla Terra, ma avrebbero condizionato la cultura e la religione dei Sapiens. Da sempre gli uomini si tramandano la memoria di catastrofi naturali. Il mito del diluvio universale, che appartiene a molte culture diverse. E poi ci sono il carro di fuoco di Fetonte e la biblica pioggia di fuoco su Sodoma e Gomorra. Oggi l'impatto con un asteroide è l'unica catastrofe che ancora possiamo chiamare naturale. I cosiddetti ECA, cioè gli oggetti celesti che potrebbero entrare in rotta di collisione con il nostro pianeta, sono alcune centinaia. Siberia, 1908. Un'imponente esplosione causata da un oggetto celeste non identificato. È il famoso evento di Tunguska. Cosa sarebbe accaduto se l'oggetto celeste fosse esploso, anziché in una foresta disabitata, in piena pianura padana o tra Chicago e New York? Altri eventi catastrofici del passato, che consideriamo naturali, in realtà sono stati favoriti dall'azione dei Sapiens. Ad esempio il crollo dell'ecosistema nell'isola di Pasqua, o la fine della civiltà Maya. Qui alla lunga siccità si è accompagnata una violenta deforestazione. Nel Medioevo, invece, abbiamo un caso di cosiddetto collasso culturale. È la fine dei vichinghi cristiani in Groenlandia. Di fronte all'improvviso raffreddamento del pianeta, abbandonano l'isola, da poco conquistata, rinunciando ad assumere le usanze degli Inuit, popolazione pagana che da millenni abitava quelle terre. Nel mondo moderno, gli effetti degli eventi naturali diventano sempre più catastrofici, ma la responsabilità è sempre delle modalità con cui i Sapiens sfruttano e violentano il territorio. Rivediamo brevemente quello che abbiamo analizzato durante la puntata, perché sono diversi elementi e sono anche un po' complicati. Vediamo se ci convince. Allora, la prima caratteristica dell'isola di Atlante è la grandezza. Questo aveva impressionato nel racconto di Platone e, come abbiamo potuto vedere, Santorini certamente non è così grande come la Sardegna, come le altre isole, dunque da questo punto di vista non abbiamo problemi. Altra caratteristica fisica, l'isola era piena di foreste e aveva anche abbondanza di acque calde e fredde. E questo ce l'hanno un po' tutte queste isole. Una volta dobbiamo considerare queste isole erano tutte quante completamente ricoperte di foreste. Un'altra caratteristica è il clima. Il clima dell'isola di Atlante era eccezionalmente mite, tant'è che si facevano 3 raccolti all'anno. Ora, naturalmente questo permette di escludere le isole più settentrionali, ma potrebbe valere per tutte quante le altre isole, anche se abbiamo già fatto una selezione. Un'altra caratteristica importante, l'abbiamo detto, è quella che l'isola aveva una ricchezza straordinaria di minerali, in particolare d'argento. Quest'argento in realtà è un piombo argentifero, è quello di questi minerali qui, sono galene.
e sono particolarmente abbondanti in Sardegna, l'abbiamo visto durante la puntata. Questo è un punto cruciale perché nel Mediterraneo soltanto la Sardegna ha la ricchezza di questi minerali. Poi ci sono le caratteristiche che riguardano la società, la vita politica. In Atlantide, nell'isola di Atlante, vivevano i Tirreni, cioè i costruttori di torri, e governavano con la loro flotta su tutto il mare e con il loro esercito su tutte le pianure. Era una società, questa dei Tirreni, già antica per gli antichi, una società arcaica. Abbiamo visto che questa è una caratteristica che possiamo rilevare sia a Santorini con la società minoica, sia in Sardegna con la società prenuragica addirittura. Poi le caratteristiche cruciali finali, e sono che l'isola di Atlante viene distrutta in un giorno e in una notte da una catastrofe. E questo naturalmente ha piena attinenza con Santorini, ma in qualche misura, come abbiamo visto attraverso gli tsunami, ha attinenza anche con la Sardegna. L'altra caratteristica è il luogo. L'isola si deve trovare al di là delle colonne d'Ercole. Abbiamo visto che però le colonne d'Ercole possono essere state spostate e abbiamo visto come e perché soprattutto. E infine l'ultima caratteristica, il tempo. Tutto questo avveniva 9.000 anni prima della morte di Socrate. Abbiamo visto che si trattava dunque di un tempo che va molto indietro, tanto da farci pensare che si sia trattato di una metafora effettivamente. E non sappiamo ancora se effettivamente tutto questo mito sia da riportare a una specie di metafora per spiegare l'evoluzione naturale delle società quando peccano di tracotanza. Però, se dobbiamo collocare l'isola di Atlante da un punto di vista geografico, lo possiamo fare soltanto nella Sardegna, alla luce di queste analisi. E se però dobbiamo fare questo, vuol dire che da questa geografia nasce tutta un'altra storia, che è ancora da scrivere.